Beh ragazzi, bentornati qui sul mio canale. Come vedete ho gli stessi vestiti, ma non perché non mi cambio mai, ma perché semplicemente ho registrato subito dopo il primo episodio, quindi non so neanche come è andato il primo episodio, non so niente, non so i commenti, non so mi piace, non so nulla. Quindi ragazzi, andiamo a giocare questa seconda partita. Prima partita da un pareggio 0-0, veramente molto molto triste, contro l'Atalanta. Veramente Atalanta pessima, da retrocessione. Andiamo a giocare questa seconda partita a Crotone, quindi ragazzi sarà una squadra veramente agguerrita. Tanto vado a fare un cambio di formazione, ci vediamo dopo. Eccoci ragazzi allo stadio del Crotone, Crotone Inter. Una partita veramente veramente difficile a Crotone. Crotone è appena arrivato in Serie A. La prima partita non ho visto cosa ha fatto il Crotone. Non so se ha vinto per squidiamo. I nostri combattenti nerazzurri sempre a seguire l'Inter, i nostri tifosi. Eccolo il debutto per Leonardo Pavoletti, ragazzi. Io l'avevo preso come dopo Icardi, poi ho preso Gabriel Jesus. Vedete come inneggia i nostri tifosi nerazzurri, sempre al fianco della nostra Inter. Io spero veramente di aiutarli a portare l'Inter in alto, come voglio anche io. Prima partita un pareggio, è andata benissimo contro un Atalanta mediocre. Speriamo oggi di vincere. Oggi bisogna vincere ragazzi, oggi bisogna per forza vincere. Forza ragazzi. Allora subito in avanti, attenzione subito, tiro cross, mamma mia. Occhio di Roberto. Bravo Andanovic, normale amministrazione. Andare, bravo, però Candreva che recupera. Che gran recupero, Candreva! Parata incredibile. E lui deve farsi valere, lui è un genio. Attenzione, Banega. Gran palla qui per Perisic, un po' scoperto il Crotone. Perisic, Perisic, il cross. Pavoletti, no, era tua Pavo. Era tua Pavoletti. Bravo Merkin, bravo che ha recuperato. Attenzione, parti Pavoletti, Pavoletti, Pavoletti. Lentissimo, recupera senza fallo. Pavoletti! Pavoletti! E il vantaggio! Primo gol di Bayern Nerazzurra! Pavoletti! Incredibile, subito! 37esimo! Il gol di Pavoletti! Grandissimo Pavoletti, con un rimpallo! È stato bravissimo, senza fallo! Pavoletti, davanti alla porta, non sbaglia! Grande, è stato un grande acquisto, lo so che è un grande acquisto Pavoletti, lo so, lo vorrei anche nella realtà Pavoletti, pavoloso! Banega, Erkin, recupera, ora Perisic, ora Crotone si dovrà scoprire per forza se vuole fare qualcosa. Attenzione, Perisic, vai da Pavoletti, Pavoletti la gira, per Candreva, Candreva! Che miracolo! Che miracolo! Non mi ricordo come si chiama il portiere del Crotone, ha fatto un gran miracolo su Candreva. Nainggolan, raga, portiere del Crotone, Nainggolan. Andiamo con il secondo tempo ragazzi. Il gol di Leonardo Pavoletti. Candreva, 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 Candreva. Non è messo giù, la gioca Banega. Che parata incredibile ragazzi, parata e palo. Non ci credo. Mamma mia che fallaccio di Miranda. Bruttissimo qui Miranda, bruttissimo. Bruttissimo fallaccio. Giallo, mamma mia, è andata bene ragazzi. Attenzione, Pavoletti, col sinistro, fermato, Pavoletti, traversa! Incredibile Pavoletti, che partita per lui oggi! Bravo Murillo, Ansaldi, Ansaldi, sulla linea, per Eder, Eder! Tira ma non becca il pallone. Occhio a ripartenza, Murillo con il fisico, servi tu, bravissimo! Ultimo lancio, Gabriel Jesus, se ne va lui, Gabriel Jesus, se ne va, benissimo Gabriel Jesus! Gabriel Jesus la gioca, Eder, fermato, poi il sinistro sul fondo di Perisic. Ma è finita ragazzi, è finita, finalmente, prima vittoria per i nerazzurri. Grandissimi a Crotone, non era difficile ma non era nemmeno facile, quindi bravissimi ragazzi, grandissimi, grandi i nostri tifosi, grandissimi. Beh ragazzi, questo secondo episodio pure può finire qua, io spero che vi possano piacere questi episodi, questa carriera che comincia veramente non benissimo con l'Atalanta, ma questo secondo episodio è andato meglio. I nostri primi 3 punti, siamo a 4 punti in campionato. Adesso ci andiamo a vedere un attimo le classifiche e poi ci salutiamo. Guardiamo le classifiche ragazzi, siamo ottavi con 4 punti. Il primo è la Fiorentina che ha fatto punteggio Piro 6, come il Genoa. Poi tutte le altre 4 punti, quindi diciamo bene. Non siamo l'unica squadra grossa che ha fatto così pochi punti. Il Milan ha perso sempre, quindi benissimo. Il Milan in zona retrocessione. Spettacolo, la Roma ha fatto un punto
un pareggio e una sconfitta. Bene. Beh ragazzi, io spero che questo episodio vi sia piaciuto. Finalmente è arrivata la prima vittoria contro il Crotone. Tenetevi sintonizzati perché il prossimo episodio saranno le ultime ore di calciomercato. Vedremo come farlo. Se lo faccio uno speciale calciomercato, faccio direttamente sia calciomercato che la partita contro il Milan. Quello lì lo deciderò io, perché verrebbe un episodio troppo corto lo speciale calciomercato. Comunque vedremo. Lasciate come sempre un mi piace, un commento, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Facebook e Instagram è come sempre tutto in descrizione. Qui da Giasmati è tutto.